alla CGIL, Bureau della Federazione Sindacale Mondiale. Con Di Vittorio il presidente Deakin, Ross del CIO, America, Coopers, Europa Settentrionale, Chu, Asia, Mrs. Kissen, delegazione americana, e Yu Chi-ying, delegazione cinese, Harry Reid, CIO, Ken Hill, Giamaica, James Carey, segretario CIO. Più di 80 milioni di lavoratori sono qui rappresentati. A Roma il sole lavora la mattina del 1° maggio, mentre gli altri lavoratori in festa affluiscono con le bandiere verso Piazza del Popolo. I delegati della Federazione Mondiale li salutano a nome dei lavoratori degli altri paesi. Cambia la scena, Napoli, ma il corteo simboleggia sempre l'annuale uscita dai cantieri. Messina provvede per tutti il battistrada nel caso che piovesse, ma fa sole sul comizio. Torino oggi si fascia di silenzio. I viali si ingemmano di una primavera ritardata. Città dei motori, questa Torino, ma gli operai si motorizzano con le proprie gambe. I colli aspettano la merenda. Pomeriggio a Roma, le maestranze del Giornale d'Italia con il consigliere delegato Atanasio Allegro e con Caravacci. Lavoratore, non scassare niente. Un burlesco capocronaca improvvisano questi collaboratori dei giornalisti. Palio coi somari. Oggi le periferie della città echeggiano di musiche. È giusto che il 1° maggio papà non affatichi i polmoni. Letizia, fiducia sono presagi di un anno di buon lavoro. Questo tenace individualista all'occhio aguzzo. Da Pescara ad Occhia l'albero della cucagna, niente meno che a Pisa.